Voilà, voilà. Magnifique lunette. Vous voyez la qualité du masque, tout ça. C'est vraiment très très joli. Ça, c'est le masque de elle. Una volta abbiamo visto il nido esterno. Guardate che femelle, raga. Guardate che qualità di soggetto, ragazzi. Non è perché il mio, ovviamente, ma mi piace dire le cose come sono, ok? Qua c'è tantissima selezione dietro. Ci sono anni e anni di lavoro e ne sono molto orgoglioso. Ah, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, l'altra volta abbiamo visto il nido esterno. Questa volta vi propongo un'altra cosa, ok? Ecco qua. Già avete un po' l'idea del contenuto di oggi. Salut les gars, comment ça va? J'espère que tout va bien avec vous. Donc l'autre fois, on a vu le nid extérieur, comment on peut camoufler comme ça. Donc cette fois, on va parler de nid intérieur, ok? Ragazzi, dobbiamo provare un po' di tutto. Ovviamente voglio dire che questo non significa che i soggetti andranno a fare il nido al 100%. Queste sono prove che noi possiamo fare per agevolare la femmina, per farla sentire a suo agio, ok? Hey, hi guys, how are you? I hope everything is fine. So today we're gonna take a look about the internal nest, okay? السلام عليكم أخواني الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أنتم بصحة جيدة. اليوم سنرى مع بعض العش في الداخل وماذا نقدر أن نفعل، اوكي؟ Ovviamente volevo ringraziarvi ragazzi per i vostri commenti, i vostri like e tutto, fa sempre piacere, ok? Allora, les gars, je vous montre un petit exemple déjà. Avant qu'on commence, guardate ragazzi, questo è un piccolo esempio, non so se si vede, eccolo qua, vedete? Noi andremo a fare questa cosa qui, ok? Guardate, molto bello da vedere anche. مثل ما ترون اخوان الكرام هذا مثال صغير ماذا سنفعل اليوم ان شاء الله. Ovviamente metteremo un nido interno così, ok? E questo qua è già fatto, ok? Non sono altro che piante di plastica, tipo un muro così. Ok, noi andremo a tagliare. Io faccio 5-5, ok? 1, 2, 3, 4, 3, 5. Les gars, pas oublier de vous inscrire parce qu'on va avoir beaucoup de sponsors qui vont envoyer des produits pour essayer. Et ça, je vous le donne à vous après. On va faire un concours. Et donc vous pouvez gagner beaucoup de choses, ok? Allora ragazzi, tra l'altro qua ho fatto un casino, vabbè. Volevo dire, non dimenticatevi di iscrivervi ragazzi perché ci sono molti sponsor che vogliono far testare i loro prodotti e questi prodotti io li rimetterò in gioco per voi e potete vincerli, ok? Dunque, non dimenticatevi. Allora, ecco qua. Questo è qua, è l'esempio che andremo a attaccare. Vi darò un piccolo consiglio. Je vous donne un petit conseil, je vous montre aussi comment l'attacher. Donc, on y va. اخواني الكرام سأريكم كيف نضع هذا. اخواني الكرام سأريكم كيف نضع هذا لانه يظهر كانه سهل ولكن يجب الطريقة اجمل واحسن للطائر. سأريكم لا تضع هذا هكذا. اوكي؟ هكذا. انت يجب تضع هكذا للطائر لان الطائر لازم ان يرى ان الاعشاب. Allora ragazzi, come avete ben capito, non la metteremo così, nel senso da questa parte qua così, ma la gireremo perché a noi non ci serve, questa è l'estetica che viene dalla nostra parte, ok? Non ci serve a noi, serve al volatile, dunque dobbiamo mettere qualcosa del genere. E il risultato è questo, guardate. Ovviamente molto semplice ragazzi, una staffetta del genere, mettete qua, tre sempre legati, ponete che c'è con ça, voglio mettere con ça,
Very easy, guys. I think you can understand everything. I don't have to tell you every time or translate every time. If it's something difficult, yeah, I'm gonna do that, but actually you understood, I think. So, as you can see, just small stuff like this. Voilà. مثل ما رأيتم أخوي الكرام هذا سهل جدا نفعل هكذا نقطع هذه هنا Et voilà les gars, je vous montre pourquoi on l'a mis comme ça. Normalement, c'est pas joli pour nous, pour regarder ça. Mais c'est pas pour nous, donc c'est pour l'oiseau. Voilà le résultat. Bien sûr, c'est des très très petits détails, mais on préfère de faire les choses le mieux possible. Ovviamente, come ho detto, ragazzi, sono dei piccolissimi dettagli, veramente innocui, ma noi proviamo a fare del nostro meglio. Dunque, abbiamo il nostro muro di piante di plastica. Ah, potete anche utilizzare delle piante vere, ok? Ma ovviamente devono essere molto resistenti. Poi abbiamo i nidi, eccoli qua. Assalamu alaikum, akhwi al-kiram. Akhwi al-kiram, la tansa al-ishtirak li anna sayakun al-kathir min al-ja'iza fi al-mustaqbal. لهذا مثل ما قلت لكم لا تنسى الاشتراك اوكي سو جايز as you can see here you can choose this kind of nest here actually you're gonna put something like this inside okay I want to say something guys all what you see here it's to help you it doesn't mean if you are going to do this the bird's gonna make the nest and everything no it's just a small help to try to make things better, ok? Ragazzi, come vedete, già la femmina è curiosa, è molto più attenta adesso. Aspettate, faccio vedere meglio. Vedete? Già questa è una reazione. Non dico che è un miracolo, ma qualcosa di positivo c'è, ok? Ecco qua, mettiamo il nostro nido. Una cosa molto bella. Questo è il maschio. Eccolo qua, anche lui molto curioso. Allora ragazzi, nel prossimo video ci concentreremo un po' più sull'alimentazione. Dunque, non mancate perché sarà molto importante. Donc les gars, la prochaine vidéo, on va se concentrer un petit peu sur l'alimentation parce que ça aide beaucoup aussi. So guys, next video, we're gonna concentrate more about nutrition, okay? I'm gonna show you something very very good for the female, okay? E sono anche molto contento di farvi vedere un po' l'aggiornamento, ragazzi. Faccio vedere una coppietta che ha già iniziato il suo nido, okay? E c'è già un uovo. Il femmino che le tre. Voilà, voilà. Magnifico femmino. Vous voyez la qualité del masque, tout ça. C'est vraiment très très joli. Ça, c'est le mâle de elle. Regardez quel femmino, les gars. Guardate che qualità di soggetto, ragazzi. Non è perché il mio, ovviamente, ma mi piace dire le cose come sono, ok? Qua c'è tantissima selezione dietro, ci sono anni e anni di lavoro e ne sono molto orgoglioso. So as I said guys, this is genetica, as you can see, here you can see the egg. I'm gonna show you next time also why I put the fake one and I take the real one. It's very important, okay? But first I want to show you the quality of these birds. Behind these birds, guys, there is a lot of work, a lot of selection. مثل ما ترون اخوين الكرام هذه الطيور هنالك الكثير من selection يعني الشغل. Et voilà les gars. Beaucoup de travail pour avoir cette qualité d'oiseau. Il y a des années de sélection, bien sûr.
mais on aime ce qu'on fait, donc les résultats, ils vont arriver toujours. Voilà, voilà. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Come sempre io vi ringrazio per i vostri commenti, i vostri like e tutto, e appunto per questo sto continuando questa serie di video, perché vedo molto interesse da parte vostra e questo fa molto piacere. E voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et bien sûr, je suis très content de votre commande, de votre réaction. Et c'est pour ça que je train de continuer cette série de vidéos, ok? So guys, we came to the end. I hope you enjoyed the video. I want to thank you for all your reaction. And that's why I'm still here making this kind of videos, ok? اخواني الكرام, اتمنى ان اعجبكم الفيديو. انا اشكركم الى التعليق وهذه الاشياء. ولهذا انا ابقى افعل هذه الفيديو. اوكي سالوتا, un piccolo saluto da Minù come sempre ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima.